Ci troviamo nella mostra permanente della Sindone dell'Ateneo Pontificio Regino Apostolorum, dove si svolge l'unico corso di diploma universitario di studi sindonici. Davanti a questo crocifisso vengono centinaia, direi migliaia, di pellegrini dove possono contemplare la passione del Signore. Stiamo parlando del crocifisso sindonico realizzato da Monsignor Giulio Ricci, un sacerdote romano che ha dedicato la vita agli studi sulla Sindone, arrivando a scoperte eccezionali in tempi in cui non esistevano né i computer né il microscopio elettronico. E la scienza negli anni gli ha dato sempre ragione. In base agli studi antropometrici del corpo della Sindone e allo studio goniometrico dei rivoli di sangue, ha potuto ricostruire il Cristo nella posizione della croce. E allora vediamo sul corpo tutti i segni della flagellazione, del flagrum taxillatum romano. Vediamo i tre chiodi su cui è fisso la croce, chiodi che non vengono posti nelle mani, ma nei polsi, nel cosiddetto spazio di Desdoux. Un solo chiodo ai piedi, il piede sinistro sul destro, perché sulla Sindone sono chiari i rivoli di sangue nelle due posizioni, mentre sul piede destro una rosa di sangue testimonia la sovrapposizione del piede sinistro e i movimenti. La ferita al ginocchio, che corrisponde al ginocchio sinistro della Sindone, dove è stata trovata polvere di aragonite, la stessa polvere, la stessa terra di carbonato di calcio presente nelle colline e nelle strade di Gerusalemme. E la ferita al costato, da destra verso sinistra, secondo la tecnica, la metodica di guerra dei legionari romani, da cui fuoriesce del sangue post-mortale, il siero più profondo e i grumi di sangue coagulato. E poi il chinato, il capo spirò. Sulla Sindone risulta alla parte posteriore un collo lunghissimo, mentre davanti mancano circa 9 centimetri, perché appunto sono scomparsi sotto la piegatura della testa. Tutta la testa è ricoperta da ferite di punta, riconducibili a un casco di spine di incredibile sofferenza, e sulla fronte ecco il segno di quella epsilon rovesciata, quel 3, testimonianza del dolore del Signore che, conficcato da una spina, arruga, se così si può dire, la pelle dal dolore. Sulle spalle evidenti non solo i segni della flagellazione romana, ma anche il segno del patibolo. Allora vedete come in questo crocifisso si condensa l'arte, la fede e la scienza.